Portaci la ragazza e annulla il debito. Portaci la ragazza e annulla il debito. Seguimi pure se vuoi! Non ti permetterò di prenderla, mi hai sentito? Pezzo di merda piumato! Non ti permetterò! Neve, siamo a luglio. Elizabeth! Mi senti?
a battere gli altri e li rinforzi in qualche modo. Non fidarti di nessuno. Dannazione, devo trovare un'entrata. Va bene. Senti, voglio solo vedere la ragazza. Chi erano quelli? Non importa, devo solo raggiungere l'ufficio del direttore. Adesso è troppo tardi per quello. Tuo padre ti ha dato una splendida casa e hai deciso di distruggerla. Non è mio padre. Suppongo che il sifone sia una specie di guinzaglio. Sì, me l'ha messo mio padre. Ma quando è arrivato il momento, io non l'ho tolto. E se l'avessi fatto, solo per scoprire di essere obbediente come prima. Come mio padre. Uccidateli! Linda, ti va di pregare con me? Mi
stanno facendo male. Per favore, lasciami andare. Noi ti curremo. Non sono malata. Il tuo spirito sì. Volevo solo vederti realizzare il tuo potenziale. Le nostre menti nascono infettate dal peccato. Alcuni sono così compromessi che non troveranno mai la redenzione. La mente deve essere sradicata. I miei figli sono senza peccato, senza difetti e senza scelta. Qual è infatti il valore della volontà se lo spirito è inadeguato? Sono il dottor Pettifog, Elizabeth, e mi prenderà cura di te. Stanni lontano. Ribelle, anche dopo tutto questo tempo. DeWitt ti ha abbandonata. Devi lasciarlo perdere, cara. Lui verrà. Il campione deve essere distrutto. Non siamo riusciti a trattenerla nella torre. E ora il profeta a distruggere l'agnello. La sua erede. Se modificassimo la procedura potremmo... Sarebbe più sicuro per tutti. Sembrerebbe un incidente. Girateli! Addosso! Copritemi!
E te l'ho bloccato! Fermo! E cosa ricevette il signore in cambio dei suoi doni? Eva e la Nila, Sodoma e Gomorra. L'umanità aveva fatto un assegno scoperto e il diluvio era l'unico modo per pareggiare i conti. E che cos'è Columbia? Se non un'arca diversa, in tempi diversi. Se la curiamo. Perché pensa che farà ciò che le chiede? Mia figlia ha due problemi, dottore. Uno è la malattia che lei curerà con la sua scienza. L'altro disturbo è di natura spirituale. Di che disturbo si tratta? La speranza. Domani hai l'operazione, sai. Ti conviene mangiare. Oh, ti aspetti ancora che DeWitt faccia irruzione di liberi, vero? Sono passati 6 mesi. 6 mesi? Portaci la ragazza e annulli il tuo debito. Ma alla fine sarà lui a dover pagare per tutti noi, non è vero? Dove comincia la sua colpa? E dove termina la mia?
una volta mi promise che mi avrebbe liberata. Alla fine, però, mi abbandonò per fare i propri interessi. In qualche modo, gli sono grata. Mi ha mostrato quanta fiducia meritasse la nostra specie. Anche Dio si fidava degli uomini, una volta. Sembra che abbiamo qualcosa in comune. La delusione. Non ho sempre amato il profeta. In verità, sono fuggita dal suo abbraccio. Ho anche negato di essere sua. Ho seguito un uomo che sembrava essere tutto ciò che non era mio padre. Ma si trattava di un falso pastore. E quando arrivarono i lupi, lui non si fece vedere. Il passare dei giorni credo sempre meno in Dio e sempre più nei Lutes. Il mio potere avvizzisce e i rimorsi fioriscono. È tutto perché mio padre mi ha deluso. Quando ho capito a che punto fossi, era troppo tardi per fermarmi. Ma c'è ancora una possibilità di redenzione. Per entrambi. Ecco l'interruttore. Ciò che ho fatto non può essere cancellato. Non posso fermare ciò che ho avviato. Ma forse posso impedire che inizi del tutto. Lui era la mia prima speranza.
dovrò andare di sotto e raggiungere Elizabeth. Quando il mondo sarà rinato, un milione di altri aspetterà il proprio... Qualcosa non... Ciò che è dentro non dovrebbe essere... Uscire per... Ma qualche volta... La mia... Mi consumeranno! Ogni spulla ha un serpente. A quel punto, o cedi, oppure si annulla. Domani il guinzaglio sparirà, perché tutto questo deve finire. Ma anche distruggendo il sifone, sarò forte abbastanza da vedere tutte le porte e aprire quella che voglio. E se lo portassi qui, chi può dire se sarà in grado di affrontare i mostri che ho creato? Come on.
Elizabeth, tieni duro! Cosa? Uno squarcio? Cosa? Perché chiedi cosa? Quando la domanda è quando? Vive, visse, vivrà. Muore, morì, morirà. Gestire il manicomio. Non mi ascoltano nemmeno più. Non posso fare altro che guardare mentre ciò che ho innescato raggiunge lo stadio terminale. Ho usato tutto quello che avevo per portarti qui. Elizabeth, non capisco. Ti ho sentita urlare. Stavo venendo a salvarti. Siamo... Ecco, prendi la mia mano. Il seme del profeta siederà sul trono e ricoprirà di fiamme le montagne dell'uomo. Puoi dire quello che vuoi di Comstock. Era un indovino coi fiocchi. Non è stata la tortura a piegarmi. E nemmeno l'indottrinamento. È stato il tempo. Il tempo fa marcire tutto, Booker. Anche la speranza. Stavo venendo. Songbird. Ti ferma sempre. Sì, ma avrei trovato un modo. No. È troppo tardi per me. Ti ho portato qui per il tuo bene. Il tuo e il suo. Ecco. Che cos'è questo? È per lei. Saprà come fare a leggerlo. Che cosa dice? Sono consigli. Consigli su cosa? Su come non diventare mia. Sono tornato. 1912. Prima che lei. C'è ancora tempo. Elizabeth! Qualcuno di sopra. Se diventa irritabile, usate le macchine su di lei. Se ha... Comstock! Cosa le stai facendo? Lasciala stare! DeWitt, come definire il tuo intervento? Troppo poco e troppo tardi. Devo entrare là dentro. Forse se spegnessi quelle macchine dal piano di sopra. Non è tua figlia! Forse non ora, ma credimi quando ti dico che lo sarà. Muori!
Sono andati tutti quanti! Elisabeth, arrivo subito! No.